E adesso un prezioso volume che racconta il legame profondo e secolare tra la cinematografia italiana e quella russa. Carola Carulli. L'impressione che ne ho avuta è estremamente emozionante perché, per esempio, ho parlato con tutti i giovani cineasti sovietici e questi qui facevano un tifo enorme proprio perché il mio film venisse premiato. In questo paese ho riconosciuto una familiarità che mi ha ricordato il mio. Così Federico Fellini racconta della sua Russia, un paese che lo accolse come pochi altri. Il cinema italiano e russo raccontano una storia d'amore secolare fin dalla nascita della Settima Arte, una storia narrata in un volume che è un gioiello, il terzo, voluto dall'ambasciatore italiano a Mosca, dedicato alle relazioni culturali e artistiche italo-russe. Una storia che ci ha fatto scoprire vicende sconosciute, pionieri italiani nell'industria cinematografica che erano venuti qui a San Pietroburgo aiutare il varo dell'industria cinematografica russa. Noi vogliamo continuare su questo campo, il cinema è ci dà molte opportunità, continueremo quindi a favorire scambi organizzando festival cinematografici. Scritto in lingua russa e italiana è una preziosa testimonianza vissuta attraverso fotografie inedite, più di 400, che ritraggono personaggi più importanti come Federico Fellini e Sofia Loren, che in Russia girò diversi film come I girasoli di Vittorio De Sica. Una pubblicazione curata da Olga Strada e Claudia Olivieri, che si avvale del contributo di prestigiosi studiosi italiani e russi, con oltre 30 saggi, interviste e testimonianze del più alto panorama culturale. Una storia tutta da scoprire che rivela il legame intellettuale profondo tra i due paesi in uno straordinario percorso che mette sempre al centro di tutto la cultura.